Bella ragazzi, Bella ragazzi. adesso vi facciamo vedere qualcosa inerente al vetro. Tagli sul vetro qualcos'altro, qualche trucchetto. Allora iniziamo con un classico tagliavetri, a rotellina, sono rotelline di carburo di tungsteno, durissime. Ogni tanto però bisogna sostituirle perché anche loro si consumano. Questo è un altro tagliavetri. Che ha una particolarità, ha un serbatoio. In questo serbatoio si deve mettere o petrolio o essenza di trementina o acqua aragia, e comunque anche in questo tagliavetri, prima di iniziare ogni taglio, bisogna dargli una bagnata nelle stesse sostanze. Questo addirittura un pistoncino che quando si preme sul vetro pompa quel liquido che viene messo nel serbatoio addosso alla rotellina. Quindi iniziamo a fare un taglio. Bagniamo nell'acqua aragia. E tagliamo una striscina molto sottile, molto stretta. Ora, il difficile è spaccarla, questa, staccarla. Non bisogna mai prenderla in mezzo, bisogna prenderla a un'estremità. E viene via perfettamente senza fare disastri. Ne facciamo un'altra, ancora bagnato di acqua aragia, quindi va bene. Adesso facciamo una cosa: accendiamo un cannello a butano, anzi GPL, che è una miscela di butano e propano, quella delle bombole, queste. Vedete il giallo? È il sodio contenuto nel vetro che fa la fiamma gialla. Abbiamo saldato a T il vetro, è perfettamente saldato. Ora facciamo un altro taglio diverso. Ora qua c'è un'altra tecnica. Piccoli colpi. Cambia un po' il rumore. Sempre si parte da un'estremità, poi si va dall'altra. E abbiamo ottenuto una sagoma. Un vetro con un taglio sagomato. Volendo si può segnare con un pennarello e seguire quel segno con il tagliavetri. Adesso vi facciamo vedere un altro taglio ancora. Dobbiamo arrotondare quella parte lì. E qua usiamo un'altra tecnica. Acqua, un paio di comuni forbici. Il vetro va immerso completamente, non deve spuntarne nemmeno un pezzetto dall'acqua, perché l'acqua smorza le vibrazioni che causano delle crepe. Poi si inizia non sul segno, ma esternamente. Pian piano si trancia, poi si ricomincia, sempre avvicinandosi al segno. Fino ad arrivare sul segno. Si può rifinire. Bisogna stare attenti in questa operazione che nemmeno un pezzettino, un angolino del vetro spunti dal. Ecco.
non è che viene un taglio perfettissimo, ma volendo con pazienza si può perfezionare. Se noi lo tagliamo fuori dall'acqua, si taglia, va in mille pezzi. Perché l'acqua smorza quelle vibrazioni che sono causa di fratture, diciamo, scomposte, no? Fratture che non seguono il lavoro che si vuole fare, sono fratture accidentali, casuali. Ora tagliamo ancora una striscina. Prendiamo sempre un'estremità e si stacca perfettamente senza nessuna fatica. Bisogna prima dare una calda con calma un po' a tutto il vetro, se no si salta in pezzi. Si può piegare perfettamente, si può raddrizzare, poi si può fare anche dell'altro, si può anche ritorcere. Si possono fare tante cose col vetro tagliato in fette sottili. E vi salutiamo e mi raccomando, iscrivetevi. Bella Bella ragazzi! ragazzi.